Innanzitutto prolungare l'orario del pontile, bisogna fare uno sforzo perché questo è un gioiello e se da un lato con il mare cerchiamo di aprire il molo San Vincenzo, dall'altro lato il pontile di Bagnoli può essere la rinascita di questo quartiere. Vogliamo trovare la modalità di rendere più fruibile il pontile. Poi il resto è talmente meraviglioso che non ha bisogno di essere migliorato, è stupendo. Una passeggiata panoramica lunga quasi 900 metri che cammina nelle acque di Bagnoli verso il Golfo di Pozzuoli, fra Nisida e Miseno. È il pontile nord, il più settentrionale dei pontili ferroviari dell'ex Italsider, lo stabilimento siderurgico chiuso definitivamente nel 1993. Serviva per l'attracco delle navi che scaricavano materie prime, trasportandole sui binari nell'alto forno rosso sulla terraferma. A metà del percorso si trova ancora anche la struttura della ex cabina di scambio. Il pontile fu ristrutturato ed inaugurato nel 2005 ed è stato oggetto questa mattina di un sopralluogo della Commissione Qualità per la Vita per individuare un migliore utilizzo di una struttura che risulta ancora largamente sottoutilizzata. Stiamo cercando di rendere al massimo fruibile questo ponte nei mesi estivi e primaverili per dare la possibilità a tutti i cittadini della zona e non solo di viverlo anche a pieno. Ci sono delle piccole problematiche, dei piccoli accorgimenti da apportare e si cercherà con i servizi di porre rimedio. È unico al mondo questo scenario, ci troviamo al centro del golfo, a 900 metri circa dalla costa ed è bellissimo realizzare eventi su questa struttura. Mi auguro che a breve tempo riusciamo a risolvere queste problematiche.